Quando tutto ci va bene nella vita, allora pensiamo di essere molto fortunati e speriamo che tutta questa fortuna continui. Ma quando le cose girano male, allora pensiamo di essere perseguitati dalla sfortuna. Per la mente di un essere umano, pensare di essere sfortunato, continuare a immaginare che un periodo nero stia attraversando la nostra vita, è un pensiero molto limitante che assolutamente non deve far parte di noi. Quello che imparerete attraverso questo video e questa bellissima storia buddista sarà quello di annullare completamente, di allontanare da voi questi terribili pensieri limitanti che non fanno altro che attirare ancora di più eventi negativi nella vostra vita. Vi sentirete così più liberi di agire positivamente e vi renderete conto che gli eventi che giungeranno nelle vostre giornate saranno favorevoli alla vostra evoluzione materiale e spirituale. Ascoltate dunque questa stupenda storia, traetene il giusto insegnamento e vi prometto che i momenti di sfortuna scompariranno dalla vostra vita quotidiana. C'era una volta in Cina, ai tempi del grande e immenso filosofo Lao Tse, una donna davvero molto anziana, poverissima, ma che nel suo villaggio molto tranquillo era invidiata da tutti per via di un meraviglioso cavallo di colore bianco. Un giorno il re del villaggio, innamoratosi pazzamente di quell'animale, decise che voleva averlo e propose alla vecchietta di acquistarlo pagandolo con moltissime monete d'oro. L'anziana signora rifiutò. Anche un proprietario terriero molto ricco, che aveva altri cavalli ma non belli come quello della signora, provò a comperarlo dicendo che le avrebbe donato in cambio molti terreni pieni di alberi da frutto. Anche in questo caso la vecchia rifiutò senza titubare, dicendo che mai avrebbe potuto disfarsi di un animale che era parte integrante della sua vita e della sua famiglia. Un mattino, purtroppo, avvenne quello che molti del paese avevano immaginato. Il cavallo non era più presente nella stalla e dunque qualcuno lo aveva rubato. Ecco che le persone andarono dalla donna e inveirono contro di lei, dicendole: «Vedi, donna, se avessi venduto il tuo cavallo saresti diventata ricca. Invece, ora sei sempre povera senza il tuo amato cavallo e una maledizione si abbatterà pure su di te e nella tua vita arriverà ancora più sfortuna di quella che già possiedi e la fortuna non ci sarà mai più». La vecchia, molto saggia, rispose: «Perché parlate di fortuna e sfortuna? Dite soltanto che il cavallo non è più nella sua stalla». Ecco che dopo alcuni giorni il cavallo bianco incredibilmente fece ritorno perché non era in effetti stato rubato, ma era fuggito via. Egli ritornò nel villaggio insieme ad altri 12 stupendi cavalli di vario colore. Gli uomini del villaggio allora esclamarono: «Questa sì che è vera fortuna. Non soltanto il cavallo bianco, così prezioso per la donna, è tornato, ma anche ha portato con sé altri cavalli». La signora molto anziana, sempre composta e umile, ma molto saggia nelle sue risposte, disse ai suoi paesani: «Calma, non parlate di fortuna, ma dite solamente che il cavallo fuggito è ritornato alla casa insieme ad alcuni suoi amici». Ma la gente si rendeva conto che quei cavalli, se venduti, avrebbero fruttato una grandissima fortuna economica. Ecco che un giorno il figlio della vecchietta decise di salire su uno di questi cavalli e di farsi una cavalcata nelle praterie, ma a un certo punto il cavallo, imbizzarritosi, lo scaraventò per terra. Il giovane si ruppe entrambe le gambe. Ancora una volta quelli del villaggio dissero alla donna: «Vedi, il tuo unico figlio maschio, che sarebbe dovuto essere il bastone della tua vecchiaia, è stato così sfortunato che non potrà più esserti di sostegno». L'anziana, mamma della giovane vittima dell'incidente, allora rispose:
Calmatevi e non dite che mio figlio ha avuto sfortuna, ma semplicemente che si è rotto le due gambe. Chi può dire se si ha fortuna o sfortuna nella vita? Trascorse del tempo e giunse una terribile guerra che costrinse tutti i figli sani della gente del villaggio ad arruolarsi con pochissime speranze che potessero ritornare indietro vivi, dato che il nemico era davvero molto forte. Il figlio della vecchietta, rimasto senza gambe, non partì per la guerra. Durante una riunione nel villaggio, molti genitori dissero alla signora anziana: «Ecco, vedi, quell'evento sfortunato per tuo figlio ora si è rivelato fortunato perché mentre lui è qui sicuro, i nostri figli molto probabilmente non faranno più ritorno da noi». La risposta della saggia donna non si fece attendere. «Voi continuate a parlare di fortuna e sfortuna, ma nessuno può affermare che mio figlio sia stato più fortunato dei vostri figli partiti in guerra». La saggezza della donna dunque venne fuori attraverso questo discorso davvero bello. Vedete, tutti noi quando viviamo momenti gioiosi, felici, pensiamo di vivere momenti fortunati, mentre quando viviamo nello sconforto per via di eventi tristi e infelici, pensiamo di essere sfortunati. Ma nessuno può dire come un evento che si è manifestato nella nostra esistenza possa svilupparsi. Quello che voglio dirvi è che, quando arriva un evento nella nostra vita che pensiamo sia favorevole, nessuno può dire se questo evento in un prossimo futuro si tramuterà in evento sfavorevole o ancora favorevole. Viceversa, se ci giunge un evento triste e disastroso, non dobbiamo pensare che questa situazione in futuro si manifesti ancora con un evento negativo, ma potrebbe essere esattamente il contrario. Imparate questa lezione. Non giudicate quello che giunge nella vostra esistenza, ma semplicemente accettatelo. Questa è la più alta forma di serenità che potete ottenere. Siate dunque aperti alle infinite possibilità che l'universo ci può donare e non pensate di essere maledetti o benedetti, ma rendetevi conto che solo il tempo rivelerà la vera natura di un evento accadutovi. Perciò, se desiderate essere sempre felici, evitate di essere impazienti e impulsivi nel giudicare le cose e le situazioni che vi accadono. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per sapere quando i prossimi video motivazionali saranno online, lascia un mi piace, un commento e a presto con un nuovo video motivazionale. Ciao!